questo incontro che è stato organizzato in teoria dal Comitato Padova Pride 2018 e è, diciamo così, il terzo appuntamento di una serie di incontri che stiamo cercando di portare avanti per coinvolgere un pochino tutta la comunità di Padova, tant'è che abbiamo cominciato a fare un appuntamento in una sala del comune. Poi abbiamo fatto un appuntamento nella sede degli studenti medi, adesso siamo qui in una libreria. Settimana prossima saremo alla sede della CIGE, tra l'altro, insomma stiamo cercando un pochino di portare il gender ovunque nella città di Padova. E stiamo cercando anche un pochino di toccare varie tematiche, per esempio, che abbiano a che fare un pochino anche con quelli che sono gli intenti anche del Padova Pride 2018. Cioè, toccare temi che abbiano a che fare con la visibilità, con la corporeità, con l'accoglienza, con la salute, l'educazione. E oggi diciamo che il tema che secondo me, insomma, è più pertinente, diciamo, è quello della corporeità, ma anche quello della visibilità. E infatti con la presentazione di Le teorie queer di Lorenzo Bernini, che ringrazio per essere qui, e vabbè, ringrazio anche la libreria che ci ospita, le nostre amiche che collaborano sempre con le nostre iniziative. E, apparentemente ci si chiede, ma in che modo è collegato a un Pride il tema del queer? Beh, essenzialmente è un tema che parla di politica, già dalle prime pagine si cerca di definire che cosa sia la politica. Poi non la si definisce di fatto, però per tutte le Ah, finisco. cose, diciamo. Però ecco, ci sembrava una cosa interessante partire con questo tema, proprio perché molte volte si tende a diciamo, omonormativizzare un pochino le tematiche, e diciamo che questo Pride invece vuole uscire dal solito linguaggio che si usa, quindi non solo diritti civili, ma anche visibilità di tutti e di tutte. E per cui le teorie queer, che di solito vengono sempre un po' relegate perché sono un po' difficili da trattare, in parte non sono così mainstream, ok? Volevamo insomma che fosse un tema importante con cui partire. E infatti la prossima settimana avremo come ospite Damiano Fina, che ha scritto un libro proprio sulla pedagogia queer. E per cui ecco, dopo questa anticipazione, insomma, lascerei Lorenzo partire. Bene, allora, Concordato. grazie. Allora, innanzitutto anche io vorrei iniziare con dei ringraziamenti, quindi io pensavo di essere stato invitato dal Circolo, tra l'altro, invece scopro di essere stato invitato dal Comitato Padova Pride, quindi grazie. E grazie soprattutto a Mirko, Mirko Costa Curta, perché ha organizzato questa presentazione. Sono davvero felice di essere qui a discutere con lui, con voi e con Margherita Colonnello, studentessa, che fa parte del forum Interdisciplinare interdisciplinare di di studi di studi genere all'Università di Padova e che ho anche scoperto essere consigliera. E quindi abbiamo qui consigliera comunale, quindi abbiamo qui anche le istituzioni, quindi grazie. E che poi sono felice, insomma, di poter scrivere e di poter discutere questo libro con voi e sono particolarmente felice del fatto che lo possiamo discutere qui, presso la libreria Liberty, che già conosco da tempo, ci sono stato già altre volte, qui sono iniziate delle discussioni molto interessanti, insomma, che poi hanno avuto anche un rilievo nazionale, appunto, sul rapporto tra pensiero della differenza sessuale e teorie queer, e che vorrei anche riprendere anche questo pomeriggio. Quindi grazie anche a Ilaria Durigon e Laura Capuzzo dell'ospitalità per questa iniziativa. Allora, una delle ragioni per cui sono felice di aver scritto questo libro, sarà poi a voi decidere se è riuscito o no, è proprio il fatto, insomma, che attraverso le presentazioni questo libro mi sta permettendo appunto di girare tante realtà simili a questo, tante librerie indipendenti, tante associazioni. Ad esempio, di recente sono stato a Milano alla libreria transfemminista Queer Antigone, sono stato a Tuba Bazar, che è un'altra libreria femminista di Roma, a Verona abbiamo presentato il libro presso la libreria indipendente Libre. E ogni volta devo dire che in questi luoghi, in luoghi come questi, in luoghi anche come Liberty, ho incontrato non soltanto un pubblico
ma anche e soprattutto una rete di relazioni, come quella che si è istituita, questa, che non so che non essersi istituita questa sera per la presentazione del mio libro tra il Comitato Pride e la libreria, insomma, come quella che si è rinnovata anche qui per la presentazione del mio libro. Io non sono ingenuo, so bene che luoghi come questo, come la libreria Libre, Liberty, sono anche delle imprese commerciali. Sono spazi in cui, insomma, che devono convivere col mondo che ci circonda, però sono anche spazi interstiziali, diciamo, della solidarietà e della socialità solidale. Sono spazi interstiziali della politica. Foucault avrebbe detto forse che sono eterotopie, oppure per utilizzare il titolo di un altro libro che è uscito di recente, non so se ce l'avete, sono delle utopie quotidiane, questo è il titolo di un bel libro che è uscito di recente, in traduzione italiana, scritto da Davina Cooper. Sono cioè luoghi di questo mondo, appunto, con l'affitto da pagare, con le bollette da pagare, con gli stipendi di Ilaria e Laura da ricavare dalla vendita dei libri. Sono quindi luoghi di questo mondo, ma che da questo mondo guardano ostinatamente altrove, verso la possibilità di rendere altro questo mondo, verso la possibilità di altri mondi in questo mondo, verso possibilità che in luoghi come questo sono già delle realtà. Tutto questo ha a che vedere con il mio libro. Nell'età che ci tocca di vivere, nell'età della globalizzazione neoliberista, è difficile progettare una rivoluzione. Io vengo da quella tradizione di pensiero e le filosofie queer hanno anche a che fare con una tradizione marxista, con una tradizione di pensiero di sinistra. Però siamo in un'età in cui è difficile pensare questa rivoluzione, è difficile progettarla, è difficile forse anche desiderarla. Cioè, in realtà non sappiamo più oggi se una rivoluzione sia desiderabile, perché la storia del secolo scorso ci ha insegnato che difficilmente le rivoluzioni si realizzano e che quando si realizzano, per lo più tradiscono le intenzioni che le hanno mosse. Tuttavia, non dobbiamo rinunciare a praticare un pensiero dell'altrove, appunto, e assieme un pensiero dell'interstizio. Un pensiero critico del qui e dell'ora, o per utilizzare una parola che so essere più consona al luogo dove stiamo, un pensiero sorgivo. Non dobbiamo quindi rinunciare a praticare un pensiero libero, non dobbiamo rinunciare a praticare una socialità libera. E io credo che luoghi come Liberty e momenti come questo e come le numerose iniziative che qui vengono correntemente organizzate, come le iniziative di cui ci ha parlato Mirko all'inizio, che sta organizzando il Padova Pride, ci permettono appunto di continuare a farlo, di praticare un pensiero dell'altrove, un pensiero di un altro mondo in questo mondo. Io appunto conosco meglio Liberty, conosco meno appunto o il circolo tra l'altro o il Comitato Padova Pride, però al di là di quelle che sono le funzioni di un circolo arcigay oggi in Italia, o al di là appunto di una missione specifica come l'organizzazione di un Pride in una città come Padova, io immagino che anche appunto il circolo tra l'altro, anche il Comitato Padova Pride siano anche dei luoghi dove coltivare relazioni significative, dove offrire e ricevere sostegno. Sono anch'essi, insomma, dei luoghi eterotopici o delle utopie quotidiane. Quindi io vi ringrazio davvero tutti, grazie a Mirko, grazie a Margherita, Ilaria, Laura, per avermi invitato a condividere le vostre eterotopie. Una delle ragioni, un'altra delle ragioni che credo giustificare la presentazione di questo libro qui è che appunto da un lato c'è un'associazione che sta organizzando un Pride, e quindi una manifestazione che, diciamo, guarda la politica dal punto di vista delle minoranze sessuali. Dall'altro lato abbiamo una libreria femminista ispirata al pensiero della differenza sessuale. Questo significa che in entrambi i casi le vostre associazioni, le vostre attività vengono praticate a partire da un preciso posizionamento.
da un preciso posizionamento. Il posizionamento femminista in un caso, quello LGBT dall'altro. Quindi a partire da una parzialità e dalla consapevolezza di questa parzialità. Il fallimento delle rivoluzioni del secolo scorso ci ha anche insegnato quanto sia pericoloso pretendere di rappresentare l'universale, e questa è anche una delle grandi lezioni del femminismo, quanto sia pericoloso pretendere di parlare per tutti e per tutte, voler imporre a tutti una soluzione definitiva. Ecco, questo stesso atteggiamento, questa presa di parola parziale, situata, caratterizza le teorie queer, o almeno il mio modo di praticarle, il modo in cui le presento in questo libretto. Le teorie queer non sono delle ideologie che propugnano la presa del potere, non sono delle ideologie che propagandano manipolazione educativa, manipolazione pedagogica della soggettività dei bambini, non sono ideologie che propagandano la cancellazione della differenza tra gli uomini e le donne, l'imposizione di una transessualità generalizzata, di una pansessualità generalizzata. Questa è la caricatura che delle teorie queer viene fatta nella crociata contro la teoria del gender. Una crociata appunto che è mistificatoria, che crea questo spauracchio che non che è l'ideologia del gender, che non corrisponde al vero. Le teorie queer non sono ideologie e non sono dottrine politiche che appunto elaborano progetti di ingegneria istituzionale o di manipolazione biopolitica. Sono invece filosofie politiche critiche che svolgono la critica del funzionamento del potere non in astratto in generale, ma come si dà nell'attualità, nella contingenza dell'attualità, a partire appunto, come dicevo, da un punto di vista particolare, da un punto di vista situato, che è quello dei soggetti minoritari sessuali. Anche quando praticano l'intersezionalità, che è una metodologia che adesso viene molto utilizzata nella teoria queer, cioè anche quando analizzano la questione della differenza di classe, delle differenze razziali, anche quando fanno questo, le teorie queer lo fanno con particolare attenzione a come queste differenze o queste dissimmetrie di potere siano legate anche alla questione della sessualità. Quindi analizzano sempre le teorie queer anche quando parlano di classe, anche quando parlano di razza, di diseguaglianze sociali, di diseguaglianze economiche, lo fanno sempre appunto dal punto di vista situato delle minoranze sessuali, analizzando come queste differenze investano anche il rapporto tra potere e sessualità. Il punto di vista è sempre quello di quei soggetti che dal funzionamento contemporaneo del potere sulla sessualità sono relegati a una posizione di subalternità. Allora, cosa faccio in questo libretto? In questo libretto presento le teorie queer dividendole in tre paradigmi. Il libretto si articola in tre capitoli e l'ho scritto per tre ragioni diverse, quindi dovrei forse interrogarmi su questa ossessione trinitaria, ma vorrei iniziare a presentarvi quali sono queste tre ragioni. Sono tre in effetti. E la prima ragione è quella che ho cercato di offrire uno strumento agile per studenti, attivisti, attiviste, che sempre più spesso si interessano a queste teorie. Negli ultimi anni è crescente la curiosità, l'attenzione verso questo tipo di pensiero, ma ancora non c'era in Italia uno strumento agile che permettesse di offrirle. Quindi il formato anche sintetico, un libretto piccolo, insomma, eccetera, snello, vuole essere, cioè risponde proprio a questa necessità di introdurre, appunto, un'introduzione, attivisti e curiosi, curiose, studiosi, studiose, studenti, studentesse, a questo tipo di teoria. La seconda ragione è stata quella appunto di un'esigenza che sentivo di rispondere, come già ho fatto anche all'inizio di questo intervento, a questa campagna crociata contro l'ideologia del gender, una crociata portata avanti dalla Chiesa Cattolica nella sua interezza, a partire anche dai vertici, ma poi insomma rielaborata in modi diversi dai movimenti tradizionalisti, dai movimenti di estrema destra. In questa campagna viene presentata questa teoria del gender, ripeto, come uno spauracchio che poco ha a che vedere con la realtà
degli studi di genere e delle teorie queer. Terza ragione è quella di un'altra esigenza che sentivo proprio professionalmente. Io insegno filosofia politica all'Università di Verona. Con questo libro ho anche inteso aprire una vertenza all'interno della corporazione accademica, in particolare la corporazione accademica di cui faccio parte, quella dei filosofi della politica, perché a questo tipo di studi, a queste teorie queer, venga attribuito anche in Italia il giusto riconoscimento anche nelle università. Sempre più giovani oggi chiedono tesi sul femminismo o sulle teorie queer o sugli studi di genere, però se le corporazioni, appunto dei professori, come quella di cui faccio parte, non riconoscono a questi saperi lo statuto di saperi scientifici, di saperi accademici, questi giovani, queste giovani che vogliono fare ricerche su questi temi, rischiano poi di vedersi penalizzati nell'accesso alla carriera accademica rispetto a quei loro colleghi che invece scelgono dei temi più tradizionali. Quindi la terza ragione per cui ho scritto questo libro è per tentare, per questi studiosi e studiose giovani, ricercatori e ricercatrici precari, ma anche per me stesso che faccio parte dell'Università Italiana, pur non essendo per fortuna più precario, quindi per tutte queste categorie di persone, anche per me, ho cercato di scrivere questo libro per difendere appunto lo statuto scientifico delle teorie queer, per difendere, per esprimere la necessità che queste teorie trovino un luogo, di nuovo magari interstiziale, liminale, ma che lo trovino anche nell'università italiana. Proprio per rivendicare la serietà accademica delle teorie queer, nel primo capitolo colloco le teorie queer all'interno di una teoria filosofica specifica, cioè sostengo appunto che le teorie queer sono teorie critiche. Se volete poi parleremo di che cos'è la critica, insomma, adesso posso solo accennare delle questioni, poi vediamo quali sono le vostre domande, quali sono le vostre curiosità, ma insomma nel primo capitolo presento le teorie queer come teorie critiche. E sostengo che le teorie critiche sono un tipo particolare di filosofia politica che si distinguono da altri stili filosofici, le filosofie realistiche e le filosofie normative. Il secondo capitolo invece ha lo scopo, ha l'ambizione di contestare gli standard della sessualità contemporanea, cioè di denunciare l'insufficienza del modo in cui oggi la medicina, la psicologia e il diritto definiscono e classificano le identità sessuali attraverso i concetti di sesso, genere e orientamento sessuale. Questi sono i concetti che vengono utilizzati oggi per rappresentare, per pensare le identità sessuali. Appunto, il secondo capitolo ha lo scopo di denunciare l'insufficienza di questo sistema. In questo capitolo utilizzo il pensiero di vari autori: Michel Foucault, Judith Butler, Anne Fausto Sterling, Susan Stryker, Leslie Feinberg, Sandy Stone, e di nuovo assumo un punto di vista situato, che in questo caso è in particolare il punto di vista dei soggetti transgender e dei soggetti intersex, per mostrare appunto come sesso, genere, orientamento sessuale ancora oggi non siano soltanto dei concetti descrittivi che descrivono le nostre identità, ma sono anche dei concetti normativi che mettono in forma la nostra identità, che plasmano le nostre soggettività e rispetto ai quali quindi è possibile la critica. Se si limitassero a descrivere quello che siamo, non si potrebbero criticare, ma se sono dei vittori di potere, invece c'è uno spazio per la critica. Ripeto, quindi la critica. Il fine delle teorie queer, secondo me, è la critica, non lo dico di nuovo, l'elaborazione di nuovi criteri normativi. Sono filosofie critiche, dico nel primo capitolo, non filosofie normative. Quindi non hanno un progetto di ingegneria istituzionale o biopolitica, come invece viene detto nella Crociata Antigender. Alla fine, nel terzo capitolo, che è l'ultimo, proprio per dare conto di questo carattere critico, cerco di descrivere le teorie queer non come un campo omogeneo di dottrine, ma come appunto un dibattito, cioè insisto sulla loro varietà, proprio per dimostrare che non sono un'ideologia, ma sono un dibattito accademico e un dibattito militante che ha a che fare sia con l'università che
sia con i movimenti al di fuori dell'università. Appunto, non un'ideologia, ma un dibattito aperto, potenzialmente infinito, che ogni volta si rinnova di fronte alle emergenze dell'attualità. In questo capitolo, appunto, oltre a ricostruire questo dibattito, elaboro questo schema, insomma, semplificatorio sicuramente, secondo cui le teorie queer possono distinguersi principalmente in tre paradigmi, cioè all'interno delle teorie queer si possono distinguere principalmente tre paradigmi, che chiamo il freudo-marxismo rivoluzionario, il costruttivismo radicale e le teorie antisociali e affettive. Nel primo approccio, nel freudo-marxismo rivoluzionario, colloco come esempio paradigmatico Mario Mieli, grande autore, gloria del movimento, nascente movimento di liberazione omosessuale italiano, di cui tra l'altro quest'anno è uscita la nuova edizione del suo libro manifesto, che sono gli elementi di critica omosessuale, che verrà anche presentato proprio in questa libreria. Quindi Mieli diventa il paradigma del freudomarxismo rivoluzionario, Michel Foucault e Judith Butler diventano invece gli esempi del secondo approccio, quello costruttivista o costruttivista radicale, e poi altri autori, di Obersani, di Edelman, Jack Halberstam e Dan Cvetkovic, diventano gli esempi invece del terzo paradigma, appunto le teorie antisociali ed affettive. Ripeto, a chi tra di voi è già avvezzo, che già conosce le teorie queer, che è già un esperto delle teorie queer, potrebbe dirmi che questa tripartizione, insomma, è limitativa, che non basta, che forse è impropria, che non è esaustiva, è tutto vero, eh? È tutto vero. Però ritengo che possa essere utile a livello introduttivo, che è il livello appunto di questo libretto, per introdurre appunto dei lettori a questo dibattito, che è un dibattito complesso, molto più complesso di così. Comunque nel libro troverete citati anche molti altri autori e autrici, sia per dar conto appunto di come questa tripartizione non è sufficiente, sia anche invece però per dire come altri autori possano in qualche modo essere ricondotti a questi tre paradigmi. Quindi questo a grandi linee è quello che ho tentato di fare. Allora, sono molto curioso di ricevere le vostre domande, sapere cosa Mirko, cosa Margherita ne pensano, se hanno questioni, domande, anche obiezioni. Prima di lasciare la parola a loro e anche a voi, spero che ci siano anche le vostre curiosità, obiezioni, osservazioni. Prima di fare questo, visto che mi rendo conto di aver ripetuto la parola critica almeno una ventina di volte in questa presentazione, vorrei insomma concludere con una definizione di questo termine. Una definizione che è stata data da Foucault, che è un attore centrale in tutto il libro, in una conferenza del 78. In una conferenza del 78 a Parigi, Foucault si chiede proprio che cos'è la critica. E risponde in questo modo: dice, la critica è un'arte, eh? È l'arte della disobbedienza volontaria, è l'arte della indocilità ragionata, è l'arte di non essere governati, o meglio, dice, l'arte di non essere governati in questo modo e a questo prezzo. Quindi Foucault assimila la critica a un'arte, eh? E così facendo evidenzia che la critica non è soltanto antagonismo, non ha soltanto la potenza del no, della negazione. La critica è un'attività creativa, sorgiva, di nuovo ripeto questo termine che ho imparato in questa libreria e dalle mie amiche del pensiero della differenza. La critica rifiuta di imporre ad altri, agli altri, una verità, ma promuove invece appunto la creatività, il rinnovamento di sé, la sperimentazione di nuovi modi di vita, la creazione di relazioni impreviste. Tra i molti punti di contatto che esistono appunto tra il pensiero femminista della differenza sessuale e la teoria queer, credo che questa concezione di critica sia uno dei punti appunto di contatto fondamentali. Grazie, lascio la parola a voi. Prima vuoi parlare tu? No, insomma, è un po' difficile per me perché quando si parla di critica anche di dispositivi di potere di governo, essendo anche rappresentante delle istituzioni che sono in effetti dispositivi di potere di governo,
viene veramente difficile approcciare il tema queer, e in effetti vorrei chiederti quasi un consiglio, un aiuto nel come sia possibile trasportare questo tipo di idee che sono appunto sorgenti di anche performative, insomma, di qualcosa di diverso dall'imposizione di genere che ci è imposta. E come fare, quali strumenti utilizzare per renderli efficaci poi nella un'eventuale ricaduta politica? E qua mi rifaccio una mia esperienza personale, e molto spiacevole, di circa 2 anni fa, quando più o meno in questo stesso periodo dell'anno, in consiglio comunale, il sindaco dell'epoca, Bitonci, portava in aula una delibera per vietare alle scuole di dare alle famiglie e ai bambini la possibilità di approcciare al tema del genere, e cioè tutta la letteratura. È un evento che penso voi conosciate, e da un lato la mia prima domanda è questa, cioè se è vero che le teorie queer sono critica, in che modo poi ricadono effettivamente in una pedagogia? Che cos'è questa pedagogia? Come fare a spiegarla alle persone? Dall'altro, la cosa che quel giorno mi fece veramente impressione, oltre la brutalità con cui si svolse quel dibattito, fu la reazione di una delle consigliere della maggioranza, un'anziana signora della Lega, che dopo il mio intervento, contrario ovviamente a quel tipo di delibera, e motivato da questa visione delle teorie queer, quindi io sostenevo in buona sostanza che loro si stessero scagliando contro qualcosa che non esisteva, e la loro non era che una dimostrazione ideologica della contraria a prescindere, insomma, a un fantasma più che a una realtà. Lei mi prese in disparte, perché guardate, è proprio una signora in realtà deliziosa, molto gentile, e mi disse: ma Margherita, tu che sei una così cara ragazza, ma tu non ti rendi conto, i tuoi figli, i nostri figli, insomma, era spaventatissima. E io in quello spavento non ho potuto leggere una cattiva coscienza, ecco. Non ho potuto rispondergli: no, guarda che stai sbagliando. Sono rimasta bloccata e mi sono chiesta: ma io come faccio a far capire veramente a questa signora, che sarà pure espressione di un movimento politico che io aborro, però comunque siede nei consigli comunali e anche in Parlamento, come faccio a farle capire che non ha di fronte un pericolo, ma forse un'opportunità? E peraltro qui vorrei anche collegarmi a un'ulteriore riflessione, che è quella appunto del valore che per me invece ha il queer effettivamente, che ancora una volta ha trovato un suo riscontro effettivo in quel contesto, in quel consiglio comunale, perché se c'è un ambiente dove ho sperimentato la pesantezza del genere imposto, è stato proprio di fronte a un consiglio comunale dove la lotta politica si riduceva a una lotta fisica tra maschi alfa, e dove quindi ho visto agire il paradigma patriarcale non soltanto in maniera, diciamo, limitativa per le donne che erano presenti, ma anche rispetto agli uomini, che erano costretti ad atteggiarsi in maniera così aggressiva e a far valere la propria opinione politica solo in virtù della forza della loro voce. Quindi io più spesso delle volte da quei consigli uscivo veramente sfatta, e qualche volta anche piangendo, perché mi rendevo conto di non riuscire a entrare in quel tipo di paradigma. E lì mi sono resa conto che non è, forse il problema non è tanto la differenza tra uomini e donne, ma proprio il problema di come è imposto il paradigma maschile, che poi performa tutta la società. E qui la seconda domanda
che riguarda invece il femminismo, nel senso che a proposito di politica, uno dei tanti temi che sicuramente abbiamo adesso in mano come amministrazione è quello delle politiche di genere. Quindi qua volevo chiederti in che modo riuscire a tenere insieme il queer con il genere, perché se da un lato è vero che bisogna far saltare il paradigma patriarcale che io stessa ho sperimentato nella sua forma probabilmente più deteriore, e dall'altro è vero che forse occorre anche alzare, cioè determinare delle soggettività in grado di scardinarlo in quanto non in quanto queer, ma in quanto appunto donne, omosessuali, eccetera, minoranze varie. E quindi volevo chiederti in che modo poni il rapporto tra femminismo e movimento queer, se, insomma, se, non so se forse sono stata un po' confusa. E infine una piccola nota: quando ti rivolgi al cattolicesimo, e a Padova in realtà abbiamo un bel esempio, nel senso che l'Azione Cattolica Giovanile soprattutto sta facendo un importante percorso di approfondimento e avvicinamento anche al movimento queer, e so che si sono messi in contatto con gli organizzatori del Pride per riuscire a capire se sia possibile effettuare un incontro. L'anno scorso hanno scritto una lettera aperta che è uscita nella Difesa del Popolo, a difesa delle unioni civili. Questo è stato veramente una bomba nella comunità ecclesiale di Padova, che è una, insomma, è importante anche come peso politico che ha in città, nel senso che il santo, insomma, è un terzo del potere di questa città. E quindi anche qui una volta in più mi chiedo in che modo sia giusto dialogare con queste realtà, e che sono forse l'altra faccia della consigliera della Lega che ho incontrato in consiglio comunale, nel senso che mi pongo il problema di come far agire il queer senza che magari si sentano attaccati o tornino indietro. Questo. Posso inserirmi con quello che... Forse sono stata confusa comunque. No. Posso inserirmi con quello che hai detto te, riguardo proprio questo rapporto, no, con questa consigliera della Lega, che ha percepito questa minaccia. A mio parere esiste comunque in Italia un problema di comunicazione riguardo il queer, nel senso che a differenza di le cosiddette altre sigle, no? Quindi lesbiche, gay, che ormai è diventata una parola di uso corrente nell'italiano, la parola queer resta comunque sempre molto relegata all'oltreoceano, no? O comunque, insomma, al mondo anglosassone. E quindi, cioè, in un certo senso esiste proprio un problema di comunicabilità, non solo nei confronti di chi le tematiche LGBT non le mastica tutti i giorni, ma anche nei confronti di attivisti che frequentano le associazioni, nei confronti di chi in realtà queste tematiche, voglio dire, le vive anche sulla propria pelle. Per cui, cioè, infatti si è tentato un pochino di tradurlo, no? Cioè, se si dovesse tradurre, come dici anche tu nel tuo libro, si dovrebbero usare termini come orecchione, frocio, finocchio. Esiste però un altro problema, che in italiano sono tutti quanti tradotti al maschile, per cui invece, voglio dire, in America e in Inghilterra, se usiamo queste terminologie, queste hanno anche sono anche rivolte alle persone lesbiche, tant'è che gay, insomma, veniva utilizzato un po' per tutte le persone omosessuali, da quello che mi pare. E pertanto, quindi, cioè, se esiste questo problema di comunicabilità, in un certo senso manca anche quella consapevolezza che, secondo me, si è sviluppata invece quando è nata la, diciamo, si è affermata, no? Si è affermata
la parola queer nel senso contemporaneo del termine, cioè non come qualcosa di negativo, ma come una riappropriazione del linguaggio. Quindi parliamo del 1990, no? A New York, poi a San Francisco, eccetera. Poi anche l'Accademia se ne è appropriata, quella De Lauretis. E quello che manca invece in Italia è che, cioè, noi procediamo sostanzialmente per imitazione, cioè dobbiamo continuamente tradurre e fare continuamente questo passaggio. E questa è una difficoltà anche dal punto di vista nostro nelle associazioni, nel senso che questa è una difficoltà non solo a livello lessicale, a livello di formazione, di condivisione dei contenuti, delle tematiche, ma poi diventa anche una difficoltà a livello pratico, perché se appunto oltreoceano la parola queer è già sinonimo di, tra virgolette, inclusione, ribaltamento, critica della società, da noi bisogna rispiegare tutto questo e quindi riprendere in mano tutto quanto il discorso, e quindi a mio parere vengono meno anche tutti quegli assunti di base che fanno sì che si pensi sempre all'altro come una persona, come delle persone da includere piuttosto che da considerare come. È molto diffuso a mio parere nel pensiero comune, nel senso comune, come delle identità che vogliono continuamente creare nuove etichette per potersi affermare e in un certo senso essere sovversive, ma sovversive nel senso negativo. Quindi, cioè, diventa proprio difficile inserire questo tipo di dibattito e non c'è una vera e propria domanda in questo tipo di intervento, però ecco, cioè se appunto il queer deve essere un'ontologia di noi stessi, no? Com'è possibile uscire da questo gap anche a livello comunicativo? Un po' ne abbiamo già parlato anche in altri momenti, tipo a Vercelli, però vediamo se il tutto è un po' andato avanti, se ci sono spunti anche da voi, insomma. Iniziamo da qui perché già avete. Poi dopo diamo fare la parola. In realtà hai posto mille questioni anche tu con questa. Cioè, parto dal fondo sulla questione della comunicabilità. Ah, sicuramente c'è un problema di traduzione in italiano. Questo voi sapete, cioè tutti voi sapete che esiste questa parola qui, l'avete già sentita utilizzare, come si traduce, Ah, per come di inciso, so, cioè come. c'è anche un problema che a volte viene abusata come parola, nel senso che molti la vedono come un sinonimo di LGBT, e allora bisogna dire no, non è un sinonimo di LGBT, è oltre, cioè è molto di più, è anche, forse l'incontrario, ecco, cioè. Però la questione è questa, allora, la risposta che do io anche, quindi da un lato c'è il problema della traduzione, ma dall'altro lato questa parola ha un problema anche nella lingua inglese, cioè nel modo in cui viene utilizzato sia da movimenti sia un problema di comunicabilità e di rappresentare, diciamo, di significazione in senso univoco, ce lo ha anche nella lingua inglese, non soltanto la lingua italiana. Cioè la ricchezza teorica e politica di questo termine sta proprio nel fatto che disturba la significazione, che lo mobilita, che non è difficilmente traducibile perché non è neanche, non ha un referente preciso neanche nella lingua inglese. Allora, la parola qui, sapete che insomma, cioè, in realtà la parola qui ha un significante fluttuante in questo senso, che cambia significato ancora prima dell'appropriazione che ne fanno i movimenti queer negli anni 90 e le teorie queer negli anni 90, anzi nell'anno 1990, che è stato proprio l'anno dove in cui nasce Queer Nation, che è il primo movimento che prende questo nome negli Stati Uniti, è l'anno di questa conferenza di Teresa De Lauretis all'Università di Santa Cruz, dove queer diventa un aggettivo che si accompagna al nome e teoria. Quindi già prima il termine queer ha un significato instabile. Noi sappiamo che etimologicamente deriva dal germanico quer, che vuol dire storto, che a sua volta deriva dal latino torqueo, no? Torcere, stortare, però vuol dire anche tormentare. Quindi queer è storto, è il contrario di straight. In inglese straight è dritto, ma dritto vuol dire anche retto, come in italiano, no? C'è un senso di rettitudine morale, e è anche eterosessuale, retto, giusto, dritto, eterosessuale. Queer è tutto ciò che non è retto, giusto e non è eterosessuale. Viene, non so, in Shakespeare si trova anche col significato di strano, bizzarro, eh? Ma è soprattutto nell'Ottocento che diventa un insulto.
che viene rivolto alle minoranze sessuali, in particolare ai maschi, anche lì, e poi però si può utilizzare anche per le donne, una donna e queer woman. E per questo viene tradotto impropriamente, come tutte le traduzioni, come, se dobbiamo tradurlo oggi, come frocio, checca. Ci sono stati, ad esempio, anche in altre lingue, un tentativo di non utilizzare più questa parola. Ultimamente in Francia c'è questa parola stranissima che è transpédéguine, che mette insieme dei modi di insultare persone transgender, omosessuali, cioè gay e lesbiche, e crea questa nuova parola che verrebbe a tradurre queer, in modo che appunto non abbia né questa derivazione anglosassone, né sia riferita soltanto agli uomini. Ma anche in Italia c'è stata sperimentazione, ad esempio queer, non so, in alcuni manifesti di movimenti antagonisti, penso al gruppo Smascheramenti di Bologna, al suo movimento nazionale, si usano espressioni come trans, puta, queer, oppure si è creato un gruppo che utilizza sempre riprendendo rovesciando il significato di insulto, queer si chiama la parola terrona, è un gruppo di Napoli. Quindi insomma è un termine il cui valore sta proprio in questa sperimentazione, sia nella traduzione sia nell'uso. Quindi nell'Ottocento è un insulto, nel 1990 un movimento decide di farne il proprio marchio, e provocatoriamente queer diventa un aggettivo d'esaustivo nazione. 1990, siamo in piena crisi dell'AIDS, non è ancora stata introdotta la terapia antiretrovirale, questi sono dei militanti sieropositivi. E nel mentre stanno nascendo i movimenti gay mainstream, che li conosciamo oggi, che in America iniziano le battaglie non solo per i matrimoni, ma anche sapete che c'è stata tutta questa battaglia per poter far parte dell'esercito in quanto gay e lesbiche, cioè di potersi dichiarare gay e lesbici nell'esercito. Quindi c'è un movimento gay e lesbico che chiede inclusione nella nazione americana, vogliono essere dei bravi cittadini. E c'è un gruppetto che dice: no, noi invece siamo la nazione queer, siamo la nazione frocia, cioè siamo proprio quei gay, quelle lesbiche abiette che ti spaventano, che ti disgustano, però ci siamo anche noi. Non siamo i gay per bene che vogliono fare le famigliole e diventare dei bravi cittadini, dei bravi soldati. Siamo quelli che fanno sesso nella dark room, quelli che si sono infettati, quelli che hanno magari delle vite non troppo regolari e non troppo, non sempre troppo oneste. Facendo questo, il movimento queer si richiama alla nascita del movimento di liberazione omosessuale. Poi stiamo parlando di un Pride a Padova, è stato organizzato un Pride a Padova. È importante ricordare che il Pride celebra la giornata del 28 giugno del 69, dove gli avventori di questo locale di New York, del village di New York, si chiama perché c'è ancora Stonewall Inn, che era un locale malfamato gestito dalla mafia, frequentato da prostitute travestite, da ragazzi, da marchette. Insomma, quella sera questi avventori, che non sono appunto i cittadini per bene, erano tante persone transgender, insomma travestite, come si diceva allora, transgender, senza tetto, cacciate dalle loro famiglie, tanti ragazzi, insomma, che vivevano in strada. Quella sera decidono di ribellarsi all'incursione della polizia. La polizia periodicamente faceva delle incursioni dentro il bar. Vigevano allora delle leggi nello stato di New York per cui non si doveva, non si poteva, cioè sì, era obbligatorio avere almeno tre indumenti corrispondenti al proprio genere. E in base a questo facevano delle retate, mettevano in galera gli avventori del locale. Quella sera si rivoltano e per un fine settimana il village di New York viene messo, cioè c'è un riot continuo, come si dice, c'è una sommossa, si chiamano, fanno barricate, insomma, attuano scontri con la polizia. Cioè, queer nasce in questa tradizione della politica LGBT. Per questo è difficilmente traducibile in una politica istituzionale, cioè
i soggetti che si autonominano queer, alcuni soggetti che si autonominano queer, non hanno nessun problema a far paura alla signora leghista di cui hai parlato tu, che sicuramente sinceramente è disgustata da certi comportamenti, è spaventata da certi comportamenti, ma c'è anche chi accetta di rivendicare questo carattere perturbante della propria omosessualità o della propria sessualità. Quindi non capisco il tuo punto di vista, che è il punto di vista che giustamente è il tuo, cioè tu sei una donna delle istituzioni, sei consigliera comunale, ti poni il problema dell'utilizzabilità politica di queste teorie pensando alla politica come si pensano nelle istituzioni. Però quando io insisto sul fatto che le teorie queer sono teorie critiche e non teorie normative, lo faccio proprio per mettere in discussione la possibilità immediata di questa traducibilità. Questo non vuol dire che le cose in comune non vadano fatte, vanno fatte le leggi, cioè, vogliamo tutto, no? Come dicevano le femministe negli anni 70, però ci sono modi differenti di fare politica. La politica queer, pensate dai movimenti queer, cioè pensate agli intellettuali queer, praticate dai movimenti queer, non è una politica istituzionale, è la politica che consiste appunto nella creazione di altre comunità, sperimentazione di nuovi modi di vita, creazione appunto di realtà solidali, e ne esistono anche di gruppi di questo tipo anche in Italia, ripeto, soprattutto a Bologna, ma non solo Bologna, su tutto il territorio nazionale ci sono reti di questi piccoli gruppi, non sono appunto gruppi ecumenici che vogliono la presa del potere, sono gruppi che vogliono costruire dei modi di vita diversi per se stessi, operando la critica del presente. Per capire il senso di critica, torniamo a Foucault, cioè Foucault ad esempio con la storia della follia nell'età classica, adesso è stato il suo primo grande libro negli anni del 61, non ricordo se è del 61 o del 66 in questo momento, ma insomma partecipa al diventa un libro che viene utilizzato molto dal movimento antipsichiatrico, è un libro che nasce all'interno delle nuove correnti riformatrici della psichiatria francese e che poi diventa un libro che viene utilizzato e viene citato, letto anche in Italia dal movimento antipsichiatrico di Basaglia, che è quello che poi porta alla chiusura dei manicomi. Quando Foucault fu intervistato sulla chiusura dei manicomi in Italia, non disse bene, adesso dobbiamo fare delle buone leggi per gestire bene i manicomi, non i manicomi, gli ospedali psichiatrici che non sono più manicomi. Lui disse bene, ottima conquista, sono chiusi i manicomi, si chiude un capitolo, se ne apre un altro. Si chiudono dei problemi, se ne apriranno degli altri. Cioè quello che fanno le teorie queer è quello di assumere appunto ogni volta il posizionamento di chi viene danneggiato da ciò che avviene nell'attualità, da chi viene reso minoranza da ciò che avviene nell'attualità. Due concetti, esempio, per cercare di farvi capire cosa sto dicendo, due concetti che negli ultimi anni stanno creando molto dibattito sono quelli di omonormatività e di omonazionalismo. Cioè è innegabile, insomma, che negli Stati Uniti, in Europa, persino in Italia, con questa brutta legge sull'unione civile, si è ottenuta una inclusione delle minoranze sessuali nei nostri stati. Di questo siamo tutti contenti, nessuno dice che questo non andasse fatto, sono conquiste importanti che sono state fatte grazie al lavoro di decenni e decenni di militanza di persone a cui non possiamo che essere grati. Però questa inclusione di alcuni soggetti attraverso il matrimonio ha anche come contraccolpo alcune esclusioni. Faccio un esempio di omonormatività, i tronisti di Maria De Filippi. Cioè, come mai nel momento in cui vengono fatte le unioni civili in Italia si dà quella rappresentazione dell'omosessualità, cioè un uomo bianco cisgender tatuato uguale ai tronisti eterosessuali, cioè la tua inclusione viene in qualche modo scambiata con un'identità che diventa quella rispettabile, quella mainstream, cioè non sono effeminati i tronisti gay. Lei lo diceva, tra l'altro la prima trasmissione viene fatta prima ancora che fosse approvata la legge Cirinnà.
E lei dice: io non voglio lo scandalo, voglio rappresentare la normalità. Ecco, per essere normali, questi tronisti gay devono essere uguali ai tronisti eterosessuali. E i gay effeminati? E quelli che non sanno se sono gay o se sono transgender, che si dice no, queer questioning, gender queer. Queste figure non sono rappresentabili o lo sono soltanto quando poi diventano la figura esotica che intrattiene il pubblico eterosessuale, perché poi abbiamo la televisione piena anche, no, di questi personaggi. A ciascuno il suo ruolo, ma secondo una precisa geografia del potere a cui alcuni non ci stanno, a cui alcuni non stanno. E questo non starci è la politica queer. Omonazionalismo, l'inclusione degli omosessuali attraverso i matrimoni nella nazione, viene utilizzata sempre più spesso anche in retoriche di destra, contro altri soggetti. Trump, durante la campagna elettorale, si trova davanti a quella tragedia che è stata la strage di Orlando, e Trump ha fatto, Trump, le sue condoglianze alla comunità LGBT, tacendo sul fatto che quelle persone morte ammazzate non erano solo LGBT, ma erano latini e latine. Forse non tutti con i documenti regolari, e dicendo, utilizzando la questione in campagna elettorale, dicendo: io so come proteggere i cittadini americani da questo tipo di cose, vietando l'immigrazione da paesi islamici e permettendo l'uso delle armi, che sappiamo essere un grande problema sociale negli Stati Uniti. Ma veniamo all'Europa, tempi ancora più recenti, settembre scorso, Alice Weidel, la leader di Alternative für Deutschland, che è un partito di ultradestra, che conclude la campagna elettorale dicendo che lei è lesbica, perché è venuto fuori durante la campagna elettorale, e dicendo: il mio lesbismo non è in contraddizione con un essere di destra. Io, proprio in quanto lesbica, chiedo allo Stato di proteggermi dall'omofobia degli immigrati islamici. Quindi l'inclusione, no, delle minoranze sessuali nello Stato viene barattata con la cooptazione dei loro diritti contro, in questo caso, i migranti. Come poi se ci fossero, se tutti, non so, i gay e le lesbiche fossero bianchi e cittadini e tutti i migranti fossero eterosessuali e omofobi, e i migranti LGBT, che fine fanno in Certo. questi discorsi? Quindi le teorie queer analizzano, ad esempio, questi meccanismi. Le due attrici che negli ultimi anni hanno rilanciato questo tipo di dibattito con il concetto di omonormatività e di omonazionalismo sono state soprattutto Lisa Duggan, che ha scritto nel 2000, oggi le date non vengono in mente, però che all'inizio del 2000, degli anni 2000, ha scritto questo The Twilight of Equality, e poi, questo me lo ricordo, nel 2004, Jaz Beer Puar, che ha scritto invece Terrorist Assemblages, dove appunto elabora questo concetto di omonazionalismo. Quindi io queste teorie sono, cioè, sono Esplosive. difficili, appunto, sono teorie critiche che non mirano a, come dire, a tradursi immediatamente in delle politiche di stampo istituzionale. Certo, una mediazione tra due piani c'è. Noi sappiamo che appunto, grazie ad esempio, visto che siamo in questo luogo, grazie al movimento femminista, la società è cambiata la società ancora prima che le istituzioni e la politica. E poi le istituzioni e la politica sono venute anche dopo dei cambiamenti che avevano fatto in società. Ecco, le teorie queer lavorano e vengono utilizzate soprattutto a livello di movimenti sociali, di movimenti di contestazione, di sperimentazione, più che tradursi immediatamente in politiche di stampo istituzionali. E la ragione per cui la teoria del gender non è questo spauracchio della teoria del gender, non corrisponde alla teoria queer, è proprio questo. Cioè, le teorie queer appunto non sono teorie che si trasformano in programmi d'azione, cioè contestano l'imposizione di un'identità coattiva che tradizionalmente è stata imposta alle minoranze sessuali. Non è che promuovono la trasformazione di tutti i soggetti in minoranze sessuali. Perché
cioè criticano un'azione del potere che ha danneggiato le minoranze sessuali. Non è che vogliono imporre ad altri di disfarsi della propria identità. Però, ripeto, la mediazione sicuramente è possibile. Penso che gli interventi di educazione antidiscriminatoria nelle scuole vanno fatti, l'educazione sessuale va fatta. Però anche in questo caso, come va fatta? Come va fatta? Una delle grandi vittorie della campagna cattolica, io insisto su questa derivazione cattolica, contro il gender, in Italia è stata il blocco da parte del governo Renzi della distribuzione di una serie di opuscoli che il governo Monti aveva commissionato all'UNAR, insomma, all'Istituto di Ricerca, per una politica appunto antidiscriminatoria. Erano stati progettati questi libretti che sarebbero dovuti, che avrebbero dovuto raggiungere non direttamente gli studenti, ma gli insegnanti, per insegnare appunto a educare alla diversità. Ad esempio, in questi libretti, che appunto poi non sono stati distribuiti agli insegnanti perché sono stati bloccati, però in questi libretti veniva assunta una distinzione netta tra sesso, genere e orientamento sessuale, in cui a questi insegnanti, in senso antidiscriminatorio, veniva detto: beh, non c'entra niente l'omosessualità con la transessualità. Se un ragazzino omosessuale ha comportamenti effeminati o pensa di identificarsi con modelli femminili, è perché non ha dei modelli di omosessualità positivi a cui ispirarsi, in qualche modo patologizzando l'effeminatezza gay. C'era in uno di quei libretti. Quindi, appunto, è necessario fare educazione antidiscriminatoria nelle scuole, ma è necessario che ci sia anche un pensiero che vada a vedere come questa. Io spero, insomma, che se venga fatto un intervento in futuro, grazie alle critiche che questo pezzettino del libro ha suscitato, venga fatto poi diversamente. Quindi sono proprio due tipi di politica differenti. Il compito delle istituzioni, di istituzioni autenticamente democratiche e liberali, è quello di appunto allargare le maglie dell'inclusione, dell'accoglienza, quella di promuovere la convivenza tra le diversità. Il punto, il compito delle teorie critiche è vedere però i costi che ogni volta vengono pagati da una nuova inclusione. E quindi poi il processo continua. Per questo dico, non sono ideologie che hanno un progetto di soluzione finale, sono teorie che ogni volta si confrontano come dicevo prima, con la contingenza dell'attualità. È un lavoro differente, come il lavoro dell'intellettuale non è il lavoro del politico, sono forme diverse della politica. Ad esempio, Hannah Arendt, visto che siamo anche tra colleghi filosofi, Hannah Arendt diceva che la vera politica si dà fuori dalle istituzioni, che l'istituzione è governo e la vera politica, la vera azione politica si dà appunto nell'imprevisto, nelle manifestazioni di piazza, nei momenti sorgivi delle rivoluzioni, la politica dei Soviet, che è veramente, insomma, all'inizio della rivoluzione sovietica. Quando poi tutto questo si irrigidisce in istituzione, secondo lei non c'è più un vero spazio della politica. Questo non vuol dire che le istituzioni non siano importanti, dico, sono lavori differenti. Secondo Hannah Arendt, addirittura solo fuori dalle istituzioni c'è politica. Io non penso questo, ma penso che la politica si dà in tanti modi diversi. Le teorie qui lo danno appunto in un modo che è quello praticano la politica e pensano alla politica dal punto di vista della critica e non dell'istituzione. Sicuramente averti detto anche altre cose che io non ho, a cui non ho risposto, magari le riprendiamo, forse adesso lascerei la parola anche a. Ci sono domande, questioni o no? Cioè, sì, forse. Anche solo domande, perché loro il libro l'hanno letto, quindi magari stiamo facendo una discussione anche dando per scontate delle cose che alcuni di voi possono invece non avere presente. Proprio curiosità, domande, se ci sono, però. I understand Italian, but I speak better English, so let's Ok, try it but like slowly, yeah. please. Do you see a big danger
in the coming elections, because of the coming elections, upcoming elections. Do you mean danger for LGBT people or in general? For minorities in general. For minorities in general, yeah. I follow Italian politics. I live here since 1 year, but anyway, I'm not so involved maybe in the daily. Yeah, I don't read so well Italian newspapers. I mean, I follow, but not as much as maybe as you, if you grow up here. But how is? Yeah, are you afraid? Or I mean, for example, I'm German, and this was a big topic. What you mentioned, the Alternative for Germany, with the lesbian candidate who is totally in a homophobic, transphobic party. Mm-hmm. And yeah, so, and I was very afraid that they could get a lot of votes. And for Germany, they got a lot, 13%. Mm-hmm. And yeah. Specialmente il mio parere personale, che non sono un analista politico, ma io penso che viviamo in tempi difficili e rischiosi. Ecco, non so se tutto si giochi nelle prossime elezioni, credo di no. Non voglio enfatizzare quella data e la questione delle elezioni, però insomma negli ultimi anni in Europa e in Italia si stanno rompendo tanti argini, no? Ci sono proprio tanti limiti di ciò che è rappresentabile politicamente e ciò che non lo è. C'è appunto una disaffezione degli italiani alla politica, alle elezioni ci va a votare sempre sempre meno di anno di elezione in elezione, insomma l'astensionismo cresce pericolosamente, c'è una grande sfiducia rispetto della popolazione italiana rispetto alla classe politica, e questo appunto genera il fenomeno del populismo, come tutti sappiamo, cioè un'identificazione, no, di alcune persone, non del popolo nella sua interezza, con qualcuno che dovrebbe rappresentare il popolo contro le istituzioni, contro i rappresentanti, contro la casta della politica, e questo, in questo populismo, ad esempio, si stanno veramente perdendo i confini tra ciò che è liberale, ciò che è liberale, tra ciò che è di destra, ciò che è di sinistra. Io vedo, ad esempio, con molta preoccupazione appunto lo sdoganamento della destra, che soltanto negli ultimi tempi, adesso dopo la strage insomma, contro quel pazzo che aveva è sparato contro gli immigrati a Macerata, si sta riprendendo, ma per tanti anni insomma abbiamo avuto deputati della centrosinistra, una deputata lesbica, Paola Concia, che è andata a parlare con quelli di Casa Pound, che diceva in fondo sono bravi ragazzi. Abbiamo una fondazione come la Fondazione Feltrinelli di Milano, che insomma è andata a lezione di sinistra importante, è una grande casa editrice, ma anche una fondazione culturale, che ha organizzato una serie di incontri proprio sul tema destra e sinistra, invitando a parlare non soltanto studiosi, ma ultimamente degli esponenti della destra radicale francese. Io sono stato tra i firmatari, non so se l'avete vista questa notizia, sono stato tra i firmatari insieme ad altri di una lettera alla Fondazione Feltrinelli, dire della destra, chiamate a parlare della destra, non parlate chi è implicato nella destra, chiamate degli studiosi. Quindi io vedo in effetti questo pericolo, e penso, insomma, io ringrazio, cioè sono contento che esistano appunto anche in Italia dei gruppi, per quanto minoritari, queer, antifascisti, che da un lato appunto vengono sempre rappresentati come quegli scalmanati che sono rimasti impigliati nella politica del secolo scorso, ma che in realtà vigilano sulla presenza. Su questo rischio, appunto, in questa confusione, in questa sfiducia che si ha verso le istituzioni democratiche, in questa confusione tra destra e sinistra, ciò che è appunto decente e indecente nella rappresentazione politica, cioè in tutto
questi gruppi almeno hanno un'azione di vigilanza, ecco, ricordano che ci sono dei limiti che dovrebbero restare invalicabili. E la campagna contro la teoria del gender ha a che fare con tutto questo, perché i movimenti, ci sono stati, insomma, ci sono anche degli articoli di studiosi che hanno proprio affrontato questo, di sociologi che stanno studiando questi fenomeni, c'è una forte saldatura tra partiti di destra estrema e questa campagna anti-gender e i vecchi movimenti pro-life anti-abortisti. Cioè anche questa lotta contro il gender è stata, non so come dire, un'operazione anche di maquillage per alcuni gruppi politici, che non potendo agitare non potendo appunto parlare di temi che insomma che non sono più tanto popolari, utilizzano la questione del gender come collante, ecco, di una difesa della tradizione, e di un atteggiamento reazionario, di un voler tornare al passato. Adesso di recente penso che siano buttati più che altro, però Berlusconi ha posto anche come punto programmatico l'abolizione della legge Cirinnà, una legge che già è, come detto prima, una brutta legge, perché se pensiamo che è stata fatta nel 2016, è una legge, insomma, che poteva essere fatta 20 anni fa, che nega alle coppie omosessuali lo stato di famiglia, dicendo che le persone unite civilmente non sono una famiglia, ma sono una specifica fondazione, una specifica formazione sociale. E questo lo hanno fatto, e a me ha colpito questa cosa, che mentre la legge era in discussione in Senato, Bergoglio, questo Papa che dovrebbe esprimere, no, il rinnovamento della Chiesa, la possibile apertura della Chiesa anche verso questi temi, disse che le persone omosessuali vivono in uno stato oggettivo di errore e che non può esserci nessuna confusione tra la famiglia naturale voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. Ecco, il Parlamento italiano gli è andato dietro dicendo che una coppia unita civilmente, anche se poi di fatto ha tutti gli altri diritti, non è una famiglia, non può essere considerata una famiglia. Quindi, insomma, anche questo, per tornare anche alla questione che avevi posto, insomma, sull'apertura di... Sicuramente io non so bene che c'è un cattolicesimo di base, anche molto aperto, molto prezioso, ad esempio sulla questione dei migranti, sono degli alleati, però occorre capire bene i posizionamenti. Il posizionamento ufficiale, non dico appunto, tu parlavi dell'azione cattolica, non lo so, non sono informato, ma il posizionamento però ufficiale della Chiesa cattolica è che l'omosessualità è un errore. Cioè le aperture misericordiose di Bergoglio non devono essere confuse con un cambiamento dottrinale. La dottrina della Chiesa cattolica rimane quella di San Tommaso, secondo cui la sodomia, anzi l'unione tra sessi omogenei, è un crimine della carne contro la natura. Questo resta scritto nella Chiesa cattolica. Cioè chi si dice cattolico oggi, siccome la creda cattolica, quella sì che è universalista, cattolico vuol dire universale, pretende dire la verità, chi aderisce alla Chiesa cattolica oggi, che lo sappia o non lo sappia, aderisce a questa verità, che difficilmente cambierà. È stata ribadita anche dal sì, e il catechismo della Chiesa cattolica è questa. O l'azione cattolica esce dalla Chiesa cattolica e diventa un movimento protestante, o finché sono cattolici stanno dentro a questo sistema. Cioè io, se credessi in Gesù Cristo, francamente mi farei valdese, se fossi anche essendo nato cattolico, perché insomma, io non ho un sentimento religioso, ma io penso che questa Chiesa sia difficilmente riformabile. Sicuramente Bergoglio sta facendo tante cose, però bisogna capire che cosa sta facendo, appunto, a livello di la misericordia. Ecco, anche questo è un posizionamento queer. Cioè io dell'amore del Papa Bergoglio non me ne faccio niente. Della misericordia, io non voglio essere perdonato da lui, cioè non gli riconosco questa autorità, ecco. Scusa, posso avanzare una provocazione? Perché posto che io, insomma, anche per il percorso di studi che ho fatto, comprendo l'importanza della dissidenza del pensiero e penso che sia un valore anche
utile a una trasformazione in tempi brevi o lunghi della società, quindi senz'altro sono d'accordo con quanto hai affermato sul ruolo del queer. D'altro canto, rimprovero al movimento queer, ma non solo, qui anche un po' tutta, se vuoi, il panorama della sinistra in cui purtroppo mi trovo a militare da una parte e dall'altra, insomma, mi è capitato questo. Veramente di non fare più politica, perché la mia esperienza personale è di un arroccamento delle posizioni un po' vanitoso, dei vari gruppi politici, ciascuno difende poi il proprio tema specifico, irriducibile, insomma, su cui senz'altro bisogna fare testimonianza, ma che poi non diventa tema politico. Cioè, quando mi trovo a fare il banchetto alla Guizza, che è uno dei quartieri periferici di Padova, dove la Lega, da quartiere operaio rosso è diventato quartiere verdissimo, insomma, diventa difficile spiegare alla signora, che può essere la stessa che è stata eletta nelle file del consiglio comunale, perché bisogna difendere determinati diritti, perché bisogna sostenere ad esempio l'unione civile, per lei è già tantissimo, no? Quindi è come se mancasse un passaggio educativo intermedio, cioè sicuramente il livello della dissidenza e del posizionamento identitario, che io reputo importante e sicuramente uno sprone di cambiamento essenziale per la società, ma noto che manca la capacità di aggregare le forze e saper fare di questi spunti critici irriducibili anche qualcosa che possa essere mediato nei confronti di quella società che sta andando in mano alla destra, ma perché per me è per colpa tutta nostra, cioè manca totalmente una capacità anche egemonica, anche educativa nei confronti delle persone. Poi per carità, noi siamo sempre lì a fare banchetto, cioè ogni mercoledì mattina al mercato e tutte le vecce ce le cucchiamo e rispondiamo, eccetera, però è veramente una goccia nell'oceano. Da questo punto di vista mi sembra che un po' il movimento che si sta creando verso il prade, cioè io auspico che sia appunto anche un movimento che spero sia egemonico in questa città, anche educativo, nel senso provare ad andare a sfidare proprio quelle categorie di persone da cui di solito ci difendiamo un po' arroccandoci, quindi senz'altro ad esempio insieme alla Chiesa Cattolica provare ad aprire le contraddizioni, perché se è vero che comunque la posizione dottrinaria è quella e effettivamente io non penso possa cambiare, nel senso che il protestantesimo è sorto, intanto la Chiesa Cattolica è quasi, insomma, però è anche vero che la Chiesa Cattolica è formata da persone che nella nostra città possono agire un cambiamento che non è il massimo, cioè non è tutto quello a cui si può ambire, ma è un po' ed è moltissimo rispetto a come la società è oggi, perché è veramente indietro, insomma. E da questo punto di vista mi piace tornare alla signora del Consiglio Comunale, con cui sono, insomma, ho intesso una relazione veramente simpatica, che con le unioni civili si è trovata, siccome noi consiglieri dobbiamo celebrare i matrimoni, però non ci viene detto prima quali nozze dobbiamo andare a celebrare. Insomma, la mattina del sabato arriviamo lì a turno e hai 4-5 coppie e vai avanti. Insomma, si è trovata un'unione civile e questo secondo me è importante, no? Però manca un racconto progressista che sostenga questa sua esperienza, che sia frutto anche di un'unità di intenti. Non so, forse. Secondo me comunque un po' allacciandomi ai discorsi che fai, nel senso hai parlato molto di banchetti, molto di, cioè sempre molto di una concezione della politica che dall'alto va verso il basso, no? Quando invece quando parliamo di teoria queer, comunque parliamo di una teoria critica che molto più spesso in realtà ha un approccio bottom up, ok? Cioè quindi in realtà parte dalle esperienze quotidiane, dalle narrazioni, ma soprattutto dalla visibilità che questi singoli
reclamano, perché voglio dire, se non partiamo dalla visibilità, se non partiamo da qualcosa che effettivamente è evidente, di cosa che stiamo parlando. Quindi, cioè, che questo poi ha a che fare anche con la politica in senso ampio, ma per quanto riguarda la sessualità è ancora più decisivo, perché cioè, se c'è la mancanza, se non c'è la necessità di rendere il privato pubblico, ma per privato si intende veramente qualsiasi cosa, e renderlo pubblico veramente con chiunque, cioè uscire da queste piccole isole, che possono essere l'associazione, può essere la libreria, può essere anche l'accademia in alcuni spazi, ok, effettivamente non se ne esce, cioè se non si dà una dimostrazione, i gender rimarranno, gli anti-gender crederanno sempre che i gender siano una determinata cosa e non un'altra, perché non c'è l'esempio in famiglia, non c'è l'esempio al lavoro, eccetera. Per cui anche per questo Pride si muove in questo senso, per poter parlare effettivamente di visibilità, visibilità in senso ampio, e che appunto, come dicevo, a mio parere è un problema che riguarda anche la politica, cioè domandarsi, cioè questo libro appunto, come dicevo prima, insisto, nasce da una bellissima cosa, il fatto che nasca dalla domanda che cosa sia politica e che senso abbia di parlare di politica anche nel senso comune. Io per esempio attualmente in un lavoro di ricerca che sto facendo sto intervistando delle persone su un argomento, sul veganismo, e mi ritrovo puntualmente a domandare anche, ma per te questo stile di vita, questo lifestyle movement ha un significato politico? E metà di queste persone mi rispondono, ah, io non me ne intendo di politica. Ma come? Cioè, mi hai parlato fino adesso di etica, mi hai parlato di diritti di tutti gli esseri viventi, mi hai parlato di sovversione dell'ambiente, però mi dici non me ne intendo di politica. Quindi cioè, c'è proprio da domandarsi che cosa voglia dire effettivamente uscire politica, che non è appunto soltanto partiti, non è soltanto un approccio dall'alto verso il basso, è continuamente partecipazione, cioè anche semplicemente, come diceva Lorenzo, parlare tranquillamente col proprio vicino di casa che la sera prima sei andato in un locale di cruising e non lo so, hai fatto cose con 4-5 tipi diversi assieme, ok? Anche lì è sovversione, cioè questa qui è una cosa che non si fa, però effettivamente riguarda una sfera privata che ha un cambiamento nel momento in cui diventa nel momento in cui non diventa più deviante ma diventa socialmente condivisa, ci può essere secondo me una, cioè nel momento in cui queste cose emergono, parliamo anche per esempio, non lo so, di relazioni non monogamiche, ok, nel momento in cui avviene una sovversione di questa cosa crolla anche un'istituzione come quella del matrimonio, o meglio viene messa in discussione, vengono aperte altre strade, perché il problema a mio parere è quello anche, cioè almeno quelle volte anche che mi trovo a parlare con gli studenti delle scuole, cioè il problema è aprire nuove strade, parlare di cose di cui non si è mai sentito parlare, che cioè, come dice Lorenzo anche nel libro, è un po' il punto della filosofia, quello di essere creativa, quello di essere continuamente, quello di creare concetti nuovi continuamente e rendere il discorso un'opportunità per poter immaginare cose che ancora non c'erano, insomma. Non so se condividi più o meno, oppure se magari mi sono perso mai. No, solo una battuta veloce e poi lasciamo la parola. Sì, cioè condivido, cioè nel senso che davvero sono dei posizionamenti politici differenti, cioè se hai capito che il modo di fare politica queer a te non interessa, cioè la fai in un altro modo, cioè non è nell'agenda di nessun gruppo queer che io conosca quello di andare a mediare con l'Azione Cattolica, lo fai da un altro punto di vista, perché sappiamo che se vai lì devi mediare su alcuni tuoi posizionamenti, cioè i movimenti queer negli ultimi anni sono quelli che sono stati dalla parte dei migranti LGBT, che hanno cercato un'associazione con il Comitato per i diritti civili delle prostitute, mentre si diffonde anche lì un modello, ma giustamente, no? Anche positivo, integrato, di transessualità, a ricordare che c'è la transessualità, continua ad avere anche dei, in alcuni casi, insomma, no? Delle esperienze transessuali, continua ad avere dei punti di contatto con quelli della prostituzione. È chiaro che, insomma, tu vai, e a me non mi va poi di andare a mediare con un gruppo dove la prostituta è semplicemente la vittima magari da proteggere o se non la peccatrice, cioè è proprio un posizionamento diverso, sono dei modi diversi di fare politica.
che però, su questo volevo dire, è anche diverso dalla politica gay della visibilità. Cioè la narrazione, il coming out, il cambiamento attraverso la visibilità è qualcosa che ha caratterizzato soprattutto la politica gay, e esistono anche insomma dei dibattiti su questo appunto, nelle teorie queer. Io, ad esempio, non sono affatto convinto. Queste teorie antisociali, di cui io mi sono occupato anche in un altro libro che si chiama Apocalisse Queer, che insomma, mi interessano molto, incuriosiscono molto, ad esempio, quando insistono sulla negatività del sessuale. Sul fatto che il sesso resta una forza perturbante, in qualche modo anche disgustosa, che non può avere completamente una visibilità pubblica, dicono proprio l'opposto di quello che tu adesso stai dicendo, dicendo: ah, vado al vicino e dico che ho fatto un'orgia ieri nella dark room. Forse la ragione per cui ci piace tanto fare orgie nella dark room è anche perché hanno qualcosa che poi non possiamo dire, perché c'è qualcosa del sessuale che non è così traducibile immediatamente nella sfera pubblica e nel discorso pubblico. Cioè, c'è anche un aspetto della oscenità del sessuale che alcuni teorici queer e gruppi queer rivendicano come proprio. Cioè, io non voglio essere quello per bene, non voglio rendere per bene quello che io faccio, voglio goderne per quello che è. E sono consapevole che tradizionalmente l'omosessualità è stata legata appunto alla sterilità del sessuale, al peccato, al contro natura, e io non voglio far diventare secondo natura ciò che io faccio appunto sessualmente, ma occupo ostinatamente quella posizione. Certo, sono posizioni che non sono egemoniche, che non vogliono essere egemoniche, che possono sembrare snob. A me fa piacere che c'è qualcuno che le ponga criticamente, perché quando poi mi vedo e torno sulla televisione italiana, la televisione è un grande osservatorio, secondo me, per capire la società e la politica, quando vedo che dopo la legge sulle unioni civili c'è questa grande celebrazione dell'amore su Rai 3, Unione Civile, no, si chiama Unione Civile, quella trasmissione sul qualcosa civile, Non attivo in casa. Stato civile. Stato civile. Appunto i tronisti gay da Maria De Filippi, l'intervista doppia delle Iene a Simone Ivan, i più giovani sposi gay d'Italia, le ragazzine molto per bene, versatili, non c'è l'attivo, non c'è passivo, non si sono mai traditi nella vita, stanno insieme da quando dal liceo, finalmente si sono sposati. E poi pochi mesi dopo scoppia lo scandalo Unar. Avete visto quel servizio cioè quel servizio sulle Iene, dove vengono mostrate immagini girate nelle dark room di Roma, dicendo: l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, sta finanziando l'ANDOS, che è l'associazione dei sex club gay italiani. E nei circoli ANDOS la gente fa questa cosa. Si vede anche una scena di fistfucking, c'è un uomo sulla slinga e un altro che gli infila un braccio dentro. A me viene da pensare che, insomma, questa celebrazione dell'amore si accompagna comunque a una sessuofobia. A una sessuofobia. Per cui, se l'Arci, no, l'Arci che l'Arci partecipa a dei, non so, a dei progetti antidiscriminatori, nessuno obietterà che nei circoli Arci si gioca a carte, si mangia, si beve, si balla, quello che si fa nei circoli Arci, capendo bene che sono due attività diverse, quella che l'associazione fa in un progetto e quello che fanno i singoli circoli. Però l'idea che un'associazione di circoli dove si pratica sesso possa anche essere finanziata dallo Stato è intollerabile. Cioè, il sesso rimane un'attività tossica, con cui la politica non dovrebbe, il sesso in quanto sesso, proprio quello che si vede in quel servizio delle Iene. Se non l'avete visto, andate a vederlo perché è veramente educativo. Cioè, per capire come funzionano questi meccanismi socio-psicologici, cioè che in qualche modo, dopo questa celebrazione dell'amore omosessuale, della narrazione romantica, appunto, della coppia visibile finalmente inclusa nella società, come contraccolpo mediatico abbiamo visto la mostrificazione del sesso gay attraverso quella trasmissione. E ci sono addirittura questi teorici antisociali che dicono: beh, la teoria qui dovrebbe proprio occupare quella posizione lì, riflettere sulla questione del sesso e della sessualità, senza dare per scontato che sia tutta una questione politica.
che dalla sessualità derivi la libertà, che dalla libertà del sesso deriva la libertà del soggetto. Forse la sessualità è anche qualcosa che ci rende schiavi, eh? C'è qualcosa di abietto, di masochistico nella sessualità, e bisogna però, è importante avere dei luoghi almeno in cui si pensi questo. Questo non vuol dire appunto che allora ci mettiamo, non so, a rivendicare un salario di sessualità, o, cioè non è, non si traduce una politica pubblica, o a dire ah facciamo sesso ovunque, non è questa la questione, è saper riflettere però criticamente anche su un pensiero mainstream che è anche questo, per cui, cioè voglio dire, nella nostra società giocare a scopone in un circolo arci e farsi una scopata con partner multipli in un circolo Arnos non sono equivalenti. Siamo sicuri che quello che vogliamo è che diventano equivalenti, come tu in qualche modo stavi dicendo? Forse no, forse non ci ecciterebbe più così tanto. Cioè, immaginare che questa cosa possa essere comunque anche maggiormente condivisa, che ci possa essere la scelta di renderla pubblica o di renderla privata. Cioè, mentre Sì. invece adesso l'alternativa sembra che sia più quella di relegarla totalmente al privato. Questa è un po', Anche se almeno. siamo in una società della, se uno si legge Preciado, un altro autore qui era importantissimo, una sessualità di pornografia diffusa, dove la sessualità viene continuamente evocata tramite media, tramite la Però lì è un uso strumentale. pubblicità. Però lì è un uso strumentale. Quindi, insomma, il godimento viene anche messo a Non è. profitto Lì è nella nostra società. commercializzazione, Quindi, lì è un rendere strumento, un rendere oggetto il sesso, non è un vivere, non c'è l'aspetto ontologico, non c'è l'aspetto della liberazione, c'è puramente un aspetto commerciale, cioè come può essere comunque, quello senza dire di l'ultima Bosch, parola che non lo nessuno ce so. l'ha, è proprio come dire che queste teorie smontano, insomma, la ricchezza della filosofia, della teoria in generale, delle teorie critiche, è quella proprio di cercare di fare il capello in quattro, insomma. Ecco, questo non è immediatamente traducibile in egemonia culturale, talvolta è anche semplicemente una riflessione che resta lì. Però